Invito a raggiungermi sul palco l'assessore alle attività produttive e al turismo Anna Maria Scalera, buonasera. Consegna la Palma d'Oro all'imprenditoria a Giosuè Ruggero per Agri Conserve. Buonasera. Do lettura adesso della motivazione. Grazie alla sua passione per il fare e a uno spirito creativo e brillante, scegliendo le giuste collaborazioni, ha portato la sua azienda ad investire in qualità e ricerca, tradizione e innovazione. Scelte premianti, dunque, che hanno consentito di superare le congiunture economiche negative, grazie ad una policy aziendale improntata ad offrire al mercato internazionale un prodotto con un rapporto qualità-prezzo competitivo e ad altissimo valore aggiunto. L'esperienza imprenditoriale si coniuga egregiamente con un'idea di sviluppo rurale, dove la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo equilibrato dell'identità territoriale sono in perfetta sintonia. Un modello coerente che ha rimesso al centro del territorio e delle sue dinamiche di sviluppo anche l'agricoltura, con un indotto occupazionale rilevante. Palma d'Oro all'imprenditoria Giosuè Ruggero. E dobbiamo rivolgere adesso due domande, due parole. Io sono proprio a sfavore di pubblico perché ho una cassa e mezzo che non mi permette di avere facile accesso. Grazie. Due domande molto semplici. Buonasera, grazie a tutti. Una domanda velocissima: come è cambiato nel tempo il processo di trasformazione del prodotto agricolo? Beh, diciamo che col passare degli anni, dal prodotto che facevamo semilavorato, che era destinato a altre industrie di trasformazione, col tempo ci siamo specializzati e abbiamo intrapreso il discorso del prodotto finito. E tra l'altro qui insieme alla Viander esportate anche esportate all'estero, quindi all'estero, viene presentato su un mercato di vendita importante. E internazionale, sì. E un'altra cosa per esempio significativa che io volevo chiederle, anche se ho un po' in parte tagliato la risposta dalla prima domanda, è una cosa che mi interessa sapere. Voi avete apportato una soluzione al problema dello smaltimento del prodotto, sì, attraverso un procedimento nuovo, sì, che abbiamo investito in un macchinario che fa delle buste di alluminio accoppiato che serve a, diciamo, per lo smaltimento. Quindi questo favorisce anche l'ecologia ambientale, sì, e vi mette in competizione anche con altre, sì, in competizione. In realtà vi mette in buon proposito con, sì, con le altre realtà. Sì, per lo smaltimento dei rifiuti. E poi un'altra caratteristica che sicuramente è significativa e importante da sottolineare è il fatto che all'interno dell'azienda voi abbiate molte unità lavorative rosa, per cui avete molte donne. Questo è un valore aggiunto per l'azienda e noi vogliamo sottolinearlo perché è una cosa che ci piace evidenziare. E le quote rose le facevamo già prima che in società si chiamassero quote rose. Sì, noi abbiamo delle operaie che col tempo, col passare degli anni, si sono specializzate e quindi hanno, diciamo, maggiormente le donne, le operaie, perché rispetto agli uomini hanno magari più peculiarità, sì, hanno, no? Diciamo, un occhio clinico rispetto al tutto il discorso di scatolamento, tutto questo. E anche rispetto all'aspetto cucina, sì, quindi siccome cucina. Qui abbiamo tra l'altro un rappresentante istituzionale donna, ci sembrava giusto mettere in evidenza questo aspetto, sottolineiamolo, no? Che sì, le, sì, donne hanno un'importanza. Hanno un'importanza strutturale importante. Sicuramente nella nostra tipo di attività sono fondamentali per il nostro tipo di lavoro. E allora mi sembra doveroso passare la parola anche all'assessore alle attività produttive. È un piacere consegnare questo riconoscimento a Giosuè Ruggero. Serietà, correttezza commerciale, innovazione tecnologica, lo dicevamo prima, ma soprattutto amore per il nostro territorio e per Mesagne, perché lo voglio ricordare a noi tutti, quando non era del tutto scontato, Giosuè Ruggero e la sua azienda ha deciso di investire i propri utili soprattutto nello stabilimento di Mesagne, dando lavoro a centinaia di donne e uomini.
Esattamente. E credo che sia doveroso da parte nostra dire grazie a lui, alla sua azienda, e sono felice di farlo io da amministratore e ancor più da donna, perché sicuramente ha dato la possibilità a tante donne non solo di poter lavorare ma anche di specializzarsi, e credo che questo sia fondamentale per una cittadina che guarda insomma al lavoro come una prospettiva importante. Assolutamente, queste sono le realtà significative, tra l'altro loro collaborano anche con una realtà, cioè il prodotto che viene presentato sul mercato viene analizzato da una realtà già premiata lo scorso anno, quindi questo mette in evidenza quanto le realtà imprenditoriali qualificate come eccellenti cooperino tra di loro creando eccellenza, e questa insomma è la differenza che fanno le realtà come la sua, come quella premiata in un altro contesto lo scorso anno, per cui queste sono le eccellenze del territorio mesagnese che la Prologo sceglie di premiare all'interno del contesto della Palma d'Oro. Grazie a Giosuè Ruggero e complimenti, grazie all'assessore Anna Maria Scalera. Voto di rito è andata, bene, allora io grazie, vi invito ad accomodarvi per congratulazioni ancora, grazie.